La centrale nucleare porterà lavoro e pace sociale, morte alla foresta, si fotta chi strepita e contesta. D'altronde chi se ne frega di qualche tumore in più, l'importante è che non ci manchi mai. All'inizio la centrale non ci stava neanche male, prima che morisse metaforicamente, assumendo l'aspetto sorridente di un cretino. Gentile con la gente, gentile con la gente. Tiziana e la moglie di Luigi non ha esattamente un'indole gioiosa, sta tutto il giorno chiuso in casa recitando una sermante litania che dice più o meno: se quel cane vai ancora, io chiamo la polizia. Dalla finestra spia Loredana che prende il sole in giardino e pensa a Luigi, che cretino si è invaghito di questa sciacquetta. Poveretta, lei morirà, 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 morirà. Se non l'ammazzerò io ci penserà un tumore, pure il senso di colpa generato dal mio occhio accusatore. Comunque lei morirà, morirà. Ma preferisce non pensarci. A volte la notte va a cercare l'energia nella foresta, o almeno in quello che ne resta. La vita è proprio deludente, mi fa anche male un dente. Dove ho messo il numero di Loredana, passerò da lei il resto della notte. Poi a casa saranno botte. Io devo superare la notte. Io devo superare. Io devo superare la notte. Io devo superare. Io devo superare la notte. Io devo superare. Io devo superare.